Nicola Pesaresi, l'ultima battuta e poi non te ne andare. Nicola, allora noi abbiamo detto, ma poi anche il tuo capitano l'ha detto, tu sei stata una delle armi fondamentali in queste tre partite, perché sei sempre presente, recuperi tanti palloni, sei uno che dà stimolo, no, a questa squadra. Bravo. Grazie. Pesa, l'ho detto io. No, l'ha detto lui, però insomma t'abbiamo nominato tutti. Senti, secondo me è stato fondamentale Pesa per questa partita. Nicola, facciamo una cosa, vediamo con te, mettiamo il tabellone, questi sono i tuoi compagni che tanto stanno festeggiando, aspetto, ma dai, tu vediamo il tabellone, perché io ti voglio dire, no, adesso vediamo, eccolo, questo è il tabellone, caro Nicola. Nella parte alta ci siete voi con Perugia, e parleremo un attimo di Perugia. Monza, Vibo, sotto Trento, Piacenza, Civitanova, Modena. No, ti chiedo, Leva Milano, come lo vedi questo finale di stagione? Com'è? Beh, intenso. Direi di sì. Ogni tre giorni iniziamo, ma il bello dei playoff, no? Si gioca partita in casa, fuori, di nuovo in casa o viceversa, quindi è il bello dei playoff, è la parte più bella del campionato, quindi noi questa sera siamo felici di aver passato il turno, non era semplice contro un avversario a cui faccio i complimenti. Bravi, comunque. Sì. E ora ci aspetta una grande squadra come Perugia, ma niente, pensiamo una partita alla volta e divertiamoci. Allora Andrea, noi siamo in chiusura, ringraziamo Nicola Pesaresi, ringrazio anche Fabio Crisafi per la regia. Milano raggiunto nei quarti, Perugia sarà un grandissimo finale di stagione.